Rientriamo in studio mentre i telespettatori di Cilento Channel potranno già vedere lo studio che si paleserà fra poco in sit-in goal. Abbiamo già i nostri due ospiti, abbiamo il nostro direttore Angelo Valletti, il direttore di Capaccio nel Pallone, pronto con i suoi appunti. Chiedo scusa, purtroppo 12 ore di pullman si fanno sentire, soprattutto per il mal di testa e soprattutto per le ore notturne, però ne è valsa la pena, dai. Abbiamo l'ultimo collegamento telefonico che stiamo approntando perché dobbiamo chiarire un fatto per la giornata di Serie D di ieri. Aspetto, ecco, perfetto, lo stiamo approntando. Stiamo dicendo Fidelissandria, Potenza Bisceglie, Taranto, Cavese e Brindisi che si giocheranno il posto playoff nel girone H. Salto di nuovo all'epica partita tra Acragas e Agropoli. A un certo punto faccio anche ai nostri ospiti, faccio un antefatto. 2-0 per l'Acragas, cross in mezzo dell'Agropoli, si avventano sulla palla tre persone: Gerardo Alfano, Arcangelo Ragusta e un difensore dell'Acragas. La palla va in rete, chi ha segnato, chi non ha segnato, dubbi, autorete, ha segnato Alfano, e alla fine le immagini, dopo attento montaggio, danno giustamente il gol ad Arcangelo Ragusta, il Cobra, il bomber dell'Agropoli. Il Cobra ce l'abbiamo in linea, Arcangelo, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Ciao, ciao Arcangelo, fammi sentire la canzone, questo è il goleador, ho fatto gol. Arcangelo, allora, quest'anno tu sei particolarmente sfortunato con i gol, ricordiamo il gol contro il, aiutami a dire, quello assegnato a Capozzo. Con l'Interreggio era tutto completamente di Arcangelo Ragusta, tutti a dire gol di Capozzoli. Arcangelo ha preso il pallone ben al di là della linea, sono 7 le reti stagionali di Arcangelo. Arcangelo, quest'anno, al di là del fatto che è importante che vinca la squadra, è un po' sfortunato sull'assegnazione dei gol, che dici? Sì, vabbè, alla fine la cosa che conta è sempre vincere la partita, poi il gol arriva o non arriva, non è che... sì, fa sempre bene come per un attaccante fare gol, però la cosa importante è quando la squadra vinca le partite. Soprattutto l'anno scorso una cavalcata trionfale di cui Arcangelo Ragusta fu uno dei protagonisti, se non il protagonista assoluto, con 17 reti, alcune, ragazzi, lo dico a voi che giocate nelle categorie, alcuni di Serie A, infatti ad Agrigento quando lo vedono si fanno le croci perché fece un gol l'anno scorso che manco in nazionale si vede, mezza sforbiciata con palla rimbalzante, lasciamo stare. Arcangelo, subito una domanda: dopo quel primo tempo ti aspettavi la rimonta? Tu vivi lo spogliatoio, ti aspettavi, vi siete detti dai ragazzi non possiamo dopo due giorni di ritiro, 1000 chilometri in autostrada, perdere così? No, alla fine, a fine primo tempo ci siamo guardati in faccia perché tutto sommato comunque non è che avevamo fatto tanto male. Mm-hmm. Siamo stati anche sfortunati su alcuni episodi arbitrali, certo. Però la partita la potevamo riprendere, avevamo la voglia di riscattarci subito, infatti siamo andati con la testa subito per rimontare questa partita e alla fine ci siamo riusciti. Mm-hmm. Anche se il rammarico c'è perché se non fosse stato espulso Napoli, secondo me la partita la potevamo portare addirittura a casa i 3 punti. Bravo Arcangelo, questo ti volevo dire, al di là del tutti avrebbero risultato per il punto guadagnato ed è un gran punto, però abbiamo sentito prima Manuela Panini, anche Massimo Annoni al telefono, hanno detto tutti si rammaricavano per l'espulsione perché a quel punto l'Acragas era veramente in difficoltà, Arcangelo, si poteva addirittura vincere la partita. Ma io penso di sì, si vinceva al 100% perché l'Acragas era sparito dal campo, ormai avevamo possesso palla in tutti i sensi, eravamo ben messi in tutti i reparti, in tutte le situazioni del campo, quindi il rammarico grosso è questo, proprio questo qua, perché secondo me mancavano ancora 20 minuti e io penso che il gol... Lo avremmo fatto magari un altro gol di Arcangelo. Arcangelo, il modo in cui c'è stata la reazione ieri, quel tipo di pareggio, questo risultato, cosa vi può dare a livello mentale? Ci dà una spinta enorme in tutti i sensi, a livello di per far andare gli allenamenti, per comunque pensare di arrivare il più su possibile in classifica. Assolutamente. Sicuramente ci ha dato una grossa fiducia, perché comunque non era facile andare a pareggiare in un campo comunque che c'erano 5.000 spettatori, certo. Un'atmosfera molto calda, quindi abbiamo fatto un grande risultato che ci permette di lottare per la vittoria di questo campionato fino alla fine. Al di là della partita, dell'importanza, magari non avrebbe preso una squadra più debole,
Arca, uno gioca al calcio per giocare questo tipo di partite, l'atmosfera con 5.000 persone, una squadra forte. E poi ti faccio anche un'altra domanda in due. L'Akragas ha dato l'impressione di essere una squadra forte a tratti, a te? Allora, sempre alla fine rispondo alla prima domanda, è sempre sì. bello giocare queste partite, anzi, se fossero tutte così la domenica sarebbe molto più bello. Certo. La seconda, la verità, l'Akragas non è che mi ha impressionato più di tanto sul piano del gioco. Uh-huh. Posso dire che c'ha molti giocatori a livello individuale, però io penso che a livello tattico, a livello di proprio di qualità di gioco li abbiamo messi sotto. Assolutamente. Sicuramente gli daremo filo da torcere fino alla fine. Arcangelo Ragosto, un giocatore che meriterebbe altri tipi di palcoscenici, lo dico a voi, uno che secondo me in un contesto tipo anche di Serie B farebbe la sua figura. Arcangelo, ti saluto con l'ultima domanda. Dove può arrivare questa Agropoli secondo te? E dove può arrivare Arcangelo Ragosto come numero di gol? Allora, l'Agropoli secondo me sicuramente quest'anno può diventare la nostra. Non mi voglio sbilanciare, però di solito preferisco che le somme le tiriamo a maggio, quindi certo. faremo un grande girone di ritorno e poi con la speranza di arrivare più in classifica di tutti. E Arcangelo quanti gol fa? Di solito non mi sbilancio. Vabbè, la doppia cifra è facile. Comunque al numero che ci è arrivato l'anno scorso, quindi però con campionato vinto. Un campionato vinto. Senti, veramente ti saluto perché i nostri ospiti scappano. Il rigore, quello lo può segnare Michele Tarallo di fronte al muraglio umano della curva dell'Akragas. Mantenere la calma, un giocatore di spesso, cioè Michele Tarallo, no. È uno che non gli trema il piede. Sì, ma Michele è un giocatore, lo conosciamo tutti, un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli, quindi per lui è un gioco da ragazzi fare gol su rigore sotto la curva dell'Akragas. E diciamo anche che Arcangelo Ragosto ha calciato due rigori quando non c'era Tarallo e ha fatto in tutti e due i gol, quindi stiamo tranquilli anche quando c'è Arcangelo. Sì. Arcangelo, ti mando un abbraccio, il gol del 2-1 ufficialmente di Arcangelo Ragosto, lo diciamo a tutti, lo comunicheremo anche alle sedi opportune, ci vediamo domani sul campo. Grazie mille. Ciao Arcangelo, buonasera. Un abbraccio. Buonasera a tutti. Salutiamo Arcangelo Ragosto, chiudiamo questo segmento di Sport Media Sit and Goal e partiamo con la nostra sigla, il piatto forte, la terza categoria. Amici, ben trovati a Sit and Goal, la trasmissione che parla delle categorie minori, dall'eccellenza dove ahimè non abbiamo rappresentanti alla terza categoria. Qui con me il direttore di Capace del Pallone, Angelo Valletta. Ciao a tutti, buonasera. E due ospiti che potrete già vedere sullo schermo, che però come da prassi presenteremo fra poco. Allora Angelo, una nuova giornata di terza categoria che è il piatto forte della trasmissione, ma anche tanta promozione, prima categoria e anche seconda categoria. Subito da te un commento sulla Calpazio che gioca con il picciolo in casa, l'eterno incompiuto la potremmo definire, anche un rigore sbagliato da Eddie Campione, ennesimo pareggio casalingo, non sono troppe le occasioni della Calpazio adesso buttate. Certamente questi punti cominciano a essere pesanti e a farsi sentire, però il tempo ancora gioca a favore della squadra di Mister Vozza che, ricordiamocelo, ha come obiettivo quello di raggiungere i playoff, quindi siamo abbondantemente in corsa, certo i passi falsi che non siano numerosi, però diciamo se doveva andare così va bene, ci prendiamo questo pareggio, ma che si riprenda subito una marcia un po' più veloce. Un altro commento sulla squadra del nostro comprensore, la Poseidon, dopo la sconfitta casalinga nel derby con la Real Agropoli, va a vincere con l'Inter Casali. Al di là della vittoria, era una diretta concorrente, quindi tre punti che pesano tanto, Angelo. Questi sono tre punti veramente belli e importanti, Carlo. È un segnale da prendere con molto piacere e molta soddisfazione per tutti gli sportivi capaccesi, in quanto questa vittoria oggettivamente crea un bel distacco, un bel divario
tra la Poseidon e le squadre che potrebbero a questo punto metterle in difficoltà, anche perché per via del regolamento con distacchi importanti si riesce ad evitare addirittura i play-out automaticamente. Quindi questa è veramente una di quelle partite nelle quali si dice isto che la vittoria vale doppio. Quindi tu auspichi o credi a una salvezza diretta, beh, addirittura magari della Poseidon, un progetto giovanissimo, addirittura pochi giocatori over e tanti ragazzi? Carlo, l'ultima ha un punto, la penultima ne ha poco più. Quindi se si va con questo trend, considera che la penultima è la squadra che ha perso appunto con la Poseidon, se si continua in questo modo il divario... Ci sono tutte le condizioni affinché ciò si verifichi. Ah, perché retrocedono in due? Ah, ecco, quindi... No, mi sembra retrocedono in tre, se non sbaglio. Quindi la terza magari... Quindi l'ultima retrocede direttamente e la penultima, o meglio, e poi ci sono i play-out tra penultima e quintultima, terzultima e quartultima, tutto un gioco di... Però se ci sono un certo numero di punti di distacco, il play-out non viene disputato. È un po' vorticoso come regolamento, però, diciamo, premia i distacchi grandi e stiamo andando in quella direzione. Che bello, non so nemmeno chi è, magari è una donna? Lo chiedo al mio regista, è una donna? È una donna. Tanti ringraziamenti, diamo, approfitto che mi hai ricordato giustamente, diamo il numero di SMS 345 80 53 900, ripeto, 345 80 53 900, visto che si parla di calcio. Ma diciamo cosa c'è scritto però, che c'è scritto. Vedi la mia modestia, però speravo che tu ti inserissi con questa affermazione. Carlo, sei il top, però mi sembra che ci mancano alla fine di top. Ah, ecco, una vecchia conoscenza di Radio Opestum che speriamo magari di rivedere o di rincontrare o di risentire. Si parla di calcio giocando, abbiamo qui due vecchie volpi del calcio, quindi penso che li possiamo coinvolgere, Angelo, in questo discorso di Calpazio, Poseidon. Così sia. Così sia, è uno spettacolo. Sì. Sono qui con noi oggi Bomber Antonello Cola, che ci ha dato la sola la volta scorsa, però ha rimediato essendo con noi ospite oggi, e Carmelo Modica del Cafasso Cuore Fonte, proprio dopo la scomparsa della sua squadra del cuore, appunto. Veste tra l'altro solo top team per Carmelo Modica. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Due vecchie volpi scafate ed anche di questa trasmissione parlano vicino al microfono come tutti. Angelo, io so che avevi preparato delle grafiche per il nostro ospite Colo, ma già ti ho bruciato la cosa. Comunque complimenti per il così sia, perché è stata un'entrata bellissima, quasi alla Carlo, potrei dire. Carlo, io oggi diciamo devo ulteriormente farti i complimenti, perché veramente la selezione degli ospiti in questa trasmissione viene fatta con cura, con attenzione, e oggi forse almeno in questa sessione si è raggiunto il top. Io ti rimando i complimenti, perché in pratica Angelo è modesto, vuole sempre dare spazio agli altri, gli ospiti li ha presi, li ha trovati lui, perché io purtroppo sono tornato alle 6 di stamattina, avevo magari anche altre cose per la testa. Gli ospiti sono stati scelti da Angelo, preziosissimo co-conduttore con me di questa trasmissione, che ormai, Angelo, ho fatto dei sondaggi, siamo abbastanza seguiti, forse da quando c'ero solo io non ci seguivo nessuno, dal tuo avvento siamo veramente una top transmission, come si dice, una top transmission troppa transmission. Allora, subito ragazzi, voglio un giudizio su di voi, di queste due squadre che abbiamo in promozione, Calpazio e Poseidon. Antonello. La Calpazio, devo dire, forse è un po' sfortunata, però credo e penso che farà qualcosa di buono. Visto che siamo sui 101 gol, fa sempre 0-0, un bomber come Colo magari gli servirebbe, che magari. Dici? Te la sentiresti di giocare in promozione? Certamente. Allenato adeguatamente? Sì, sì, sì. Quella è solo una questione di contesto. Certamente. E di allenamento. Carmelo, Cafasso, una delle squadre comunque più accreditate dopo un anno terribile l'anno scorso, quali sono i vostri obiettivi? Ma io penso che nascondersi è... ormai è tardi per nascondersi. Ah, qua spariamo subito. Io sono rimasto con i ragazzi quando mi chiamarono, dissero che volevano aspetta fare... prima cerca di evitare l'attentato del regista che ti stava spaccando. Volevano incisivo col mi chiamarono per fare questa squadra, per aiutarli, per coinvolgermi in questo progetto. Perché l'hai fatta tu, diciamo. No. Per coinvolgermi in questo progetto, e ho visto che era un buon progetto, ho voluto
Sposarlo. Io mentre mi complimento ancora con Angelo, che già stava in fibrillazione, chiedevo la pubblicità per organizzare qualcosa, è già tutto organizzato, cari telespettatori di Cilento Channel. Tanta roba Valletta. Un giudizio anche da te su Poseidon e Calpazio. La Calpazio, Angelo ha detto, comunque non ha mai nascosto i suoi obiettivi, che sono solo quelli di rientrare nella zona playoff. Guardando gli acquisti di dicembre, campione, Bengardino che ci stava dall'inizio, forse poteva secondo te aspirare a qualcosa in più della zona playoff? Io la Calpazio l'ho vista qualche volta giocare, a me piace molto, però tu mi dici gli acquisti di dicembre, però non ci dimentichiamo che la Calpazio ha perso un giocatore come Vivona a dicembre, che ultimamente stava anche segnando. Mentre diciamo che ci sono, troppo questo è un orario per le vecchie zie che seguono magari amici di Maria De Filippi o guardano quelle interminabili telenovele che durano 70 anni, e abbiamo anche qualcuno che ci manda qualche messaggio. Sì, leggiamolo Carlo, perché è molto simpatico. È appena arrivato un messaggio, in effetti avevamo anche calcolato questo conflitto, questa concorrenza sleale tra l'altro, perché un nostro ascoltatore ci dice testualmente, leggo: siccome devo vedere il segreto, potreste anticipare la diretta? Grazie, mi prendo interamente la colpa, perché il povero Angelo è sempre puntualissimo, io mi dilungo sempre con la parte di Sport Media. Da cenni minacciosi capisco che dobbiamo andare in pubblicità. Sport.